Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo con un nuovo video della playlist FAQ. Mi avete chiesto di risolvere i sistemi di equazioni tra una parabola e una retta. A livello grafico quello che vogliamo sapere è se questa retta interseca oppure no questa parabola. La parola intersezione, come sapete bene, è una parola magica. Perché tutte le volte che sentite parlare di intersezione sapete che in matematica dobbiamo fare un sistema. Per risolvere questo sistema il metodo migliore è quello di sostituzione, che abbiamo già visto nella playlist sistemi lineari. Se non lo avete ancora guardato, mettete stop e andate a ripassare tutti i passaggi di quel video. Vi metto il link in descrizione. In pratica cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sostituire al posto della y che c'è qua sopra il valore che c'è nell'equazione di questa retta. Quindi y è diventato 2x e al secondo membro ho ricopiato esattamente quello che c'era. La seconda equazione la ricopio. Ora mi concentro nella prima. Si tratta di risolvere un'equazione di secondo grado nell'incognita x. Portiamo tutto al secondo membro, ovviamente facendo attenzione ai segni. Qua c'era 2x, se lo porto al secondo membro voi sapete bene che dobbiamo cambiare segno, meno 2x. Questa è un'equazione di secondo grado completa. Se avete visto la mia playlist sulle equazioni di secondo grado sapete che si risolve con la formula risolutiva. Se non ve la ricordate, tranquilli, anche qui vi invito a mettere stop e guardare al volo quella formula e poi ritornate qui. Ovviamente non vi faccio tutti i passaggi perché non vorrei annoiare chi ha già visto quel video. Comunque ho usato la formula ridotta. Qui il delta, cioè quello che ho sotto radice, è 0, perché 1 meno 1 fa 0. La soluzione è 1. Ora che ho trovato il valore di x, cosa faccio? Ricordiamoci che stavamo risolvendo un sistema. Quindi ritorno al mio sistema, al posto della prima equazione vado a scrivere il risultato che ho appena trovato, mentre al posto della seconda vado a mettere 1 al posto di x, quindi 2 per 1, 2. Questa è la soluzione del mio sistema. Ora dobbiamo andare a fare il disegno. Facciamo il piano cartesiano. Andiamo a disegnare il punto. Il punto che abbiamo trovato, chiamiamolo A, ha coordinate 1, 2. Disegniamolo nel grafico. Da qui, che c'è 0, mi sposto di 1 a destra. Da qui mi sposto di 2 verso l'alto, proprio come battaglia navale. Se non vi ricordate come si disegnano i punti nel piano cartesiano, ovviamente ho una playlist anche per quello, che si chiama Rette e piano cartesiano. Il punto l'abbiamo disegnato, ora disegniamo la retta. Ricordatevi che per disegnare una retta ci vogliono due punti. Facciamo una tabellina dove al posto di x metto 0. Quindi nella mia funzione 2 per 0, 0. Come secondo punto, ovviamente mi faccio furba perché utilizzo A. Io so che A è il risultato di questa intersezione. Questo vuol dire che il punto A è un punto che sta sia su questa retta, sia su questa parabola. Quindi per disegnare la retta y uguale 2x posso utilizzare il punto che ho appena trovato e il punto A, senza andare a inventare un altro punto nella tabella, così risparmio tempo. L'origine è qui, la retta passante per quei due punti è questa. Bene, ci siamo quasi, dobbiamo disegnare la parabola. Per disegnare una parabola la prima cosa da fare è trovare il vertice. La x del vertice, vi ricordo la formula, ma sono sicura che la sapete a memoria, è questa, meno b fratto 2a, dove b è il coefficiente di x. Qua, come potete vedere, non c'è e quindi è 0. 0 fratto qualcosa ovviamente fa 0. La y del vertice si trova con un'altra formula, ma io mi rifiuto di impararla a memoria. Il suggerimento che vi do sempre è quello di andare a sostituire 0 al posto della x nell'equazione della parabola. Così facendo troviamo y. Infatti 0 alla seconda fa 0 più 1, 1. Questo è il nostro vertice. Disegniamolo in figura. 0 è qui, 1 salgo su. La parabola sapete che può avere una concavità o rivolta verso l'alto, io la chiamo una parabola felice, così, o rivolta verso il basso, io la chiamo una parabola triste, ovvero così. Come faccio a sapere se la mia parabola è di questa tipologia o di questa?
dobbiamo andare a guardare il coefficiente di x alla seconda. Se il coefficiente è positivo, ovvero quello che nella formula è a, allora sono nel primo caso. Se è negativo, allora sono nel secondo caso. Chiaramente da noi a vale 1, 1 è positivo, la parabola è felice. Quindi io so che la parabola passa per il mio vertice e per il punto A e sarà così. Poi so anche che la parabola è sempre speculare rispetto al suo vertice. Quindi l'altra parte di ramo la farò in modo tale da essere identica ma ribaltata di qua. Cioè come se ci fosse uno specchio. Questo è il mio grafico e io ho trovato che la parabola e la retta si intersecano nel punto A. Giusto per farvi una panoramica completa, quando fate questo tipo di esercizi vi possono capitare tre situazioni. Situazione numero 1. Faccio sistema e trovo una soluzione e quindi so che la retta e la parabola si incontrano in un punto. Situazione numero 2. Faccio il sistema e trovo zero soluzioni. In questo caso so che parabola e retta non hanno nessun punto in comune, quindi un possibile disegno potrebbe essere questo. La parabola che è felice o triste non mi interessa e una retta che non la tocca per niente, come in questo caso. Terzo e ultimo caso, ho due soluzioni. Se risolvendo il sistema trovo un punto A e per esempio un punto B, e questo vuol dire che nell'equazione di secondo grado il delta è maggiore di 0 e quindi trovo due valori di x, se ho due soluzioni allora graficamente che cosa accadrà? La parabola intersecherà la retta in due punti. Quindi 1, 2, 3, questi sono i tre casi che vi possono capitare negli esercizi di questo tipo. Bene ragazzi, io spero con questo video di avervi tolto tutti i dubbi, mi avevate chiesto vivamente di farvi una spiegazione su questo argomento, fatemi sapere nei commenti se è tutto chiaro, se questo video vi è stato utile io vi chiedo gentilmente di mettere mi piace. Iscrivetevi al canale per non perdere nuovi contenuti e attivate la campanella, in questo modo YouTube vi avviserà con una notifica non appena io pubblicherò un nuovo video. Come potete vedere ne sto pubblicando più o meno uno al giorno. In bocca al lupo per il compito!